Coronavirus e pandemia. L'OMS certifica la pericolosità mondiale del Covid-19. Restate a casa, azione di forza agli italiani, aumentano i casi in Calabria, 31 i casi positivi. Coronavirus Santelli, approvato piano per 400 posti in terapia intensiva in Calabria. La Chiesa si organizza telematicamente, messe garantite solo sui social. Anche Calabria Sud si occupa di coronavirus ieri con interviste agli operatori del settore e alla gente. Bentrovati, giornale di Telemia. Anche oggi cominciamo purtroppo con il coronavirus e coi numeri dei contagiati che salgono in Calabria e sempre più consigli sulle dovute precauzioni. Sale il numero dei contagi da coronavirus in Calabria. Ai 19 censiti alla regione nel bollettino delle ore 18 di ieri vanno aggiunti altri 2 casi positivi registrati a Cosenza, 6 casi positivi registrati a Reggio e 5 casi positivi registrati a Crotone, territorio che finora non aveva registrato casi. In Calabria al momento sono 32 i casi positivi da coronavirus. Nel bollettino diramato alla regione di ieri i casi positivi registrati erano 19 su un totale di 276 tamponi effettuati. In tarda serata ieri il presidente della Regione Calabria, Iole Santelli, in accordo con il commissario straordinario, il generale Saverio Cotticelli, e con il supporto del Dipartimento Salute, ha approvato il piano che prevede l'attivazione di 400 posti letto di terapia intensiva e subintensiva per le aree nord, centro e sud della Regione Calabria. Nella determinazione dei posti, 90 saranno attivati nelle strutture di Cosenza, Castrovillari Rossano, Cetraro, l'azienda ospedaliera Pugliese Ciaccio di Catanzaro, il Mater Domini di Catanzaro, ed ancora l'ospedale di Lamezia, di Crotone, di Reggio Calabria e Polistena e Vibo Valentia. Ulteriori 310 posti verranno così attivati, 110 nell'area nord nelle strutture di Paola, Rogliano e Rossano, 100 posti per l'area di centro nelle strutture di Germaneto e Tropea. Nell'area sud verranno attivati 100 posti nelle strutture di Gioia Tauro, Locri e Merito Porto Salvo. In particolare a Locri arriveranno altri 40 posti di terapia intensiva. Unite 9 posti già esistenti, arriveranno a un totale di 49 posti. Per il piano relativo alle quarantene, oltre alle strutture di proprietà regionale, sono stati individuati dall'Agenzia dei Beni Confiscati strutture idonee sull'intero territorio regionale, oltre che strutture dell'esercito. È stato avviato anche il piano straordinario per le assunzioni del personale medico e sanitario a tempo determinato, finalizzato alla gestione dell'emergenza coronavirus. E già da oggi sarà pubblico l'avviso per il reclutamento di 300 medici specializzati e specializzandi. Saranno inoltre utilizzate le graduatorie degli idonei a scorrimento per l'assunzione, sempre a tempo determinato, di 270 infermieri e 200 OSS. L'accettazione degli incarichi è valutata come titolo di carriera nei concorsi per le assunzioni a tempo indeterminato. Emerge nuovamente l'attività posta in essere dai carabinieri del Comando Provinciale di Reggio Calabria in ottica preventiva allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi dell'attuale emergenza sanitaria. Oltre 1000 persone controllate e 73 denunciati per inosservanza delle norme. Ancora nella serata di ieri, nell'ambito di ulteriori controlli effettuati in esercizi commerciali, sono state denunciate 11 persone in stato di libertà per violazione dell'articolo 650 del Codice Penale. A Reggio i carabinieri della compagnia del capoluogo hanno denunciato il titolare di un esercizio pubblico in zona Sant'Anna e 9 soggetti sorpresi all'interno mentre giocavano a carte, seduti al tavolo, senza preoccuparsi di rispettare la distanza interpersonale di sicurezza di 1 metro l'uno dall'altro, creando un assembramento a grosso rischio. Il titolare dell'esercizio pubblico è stato anche segnalato allo sportello unico attività produttive del comune di Reggio Calabria per la sospensione dell'attività commerciale. I carabinieri poi nella Locri della compagnia di Bianco in particolare hanno denunciato il titolare di un circolo ricreativo che, pur non essendo in possesso del titolo autorizzativo per la somministrazione di alimenti e bevande, ne aveva garantito la regolare apertura al pubblico. È bene ribadire l'assoluta importanza che riveste l'osservanza dei previsti parametri di sicurezza anticontagio, che solo se rispettati continuamente con responsabilità e unità di intenti possono risultare efficaci per affrontare l'emergenza epidemiologica del coronavirus in atto a limitarne la diffusione a tutela della pubblica incolumità. Nell'ambito dell'emergenza coronavirus, il Comando Provinciale Carabinieri di Reggio Calabria ha completamente riorientato le proprie attività a tutela della popolazione e per prevenire la diffusione del contagio in provincia.
In particolare voglio ricordare l'instancabile attività del 112, delle centrali operative che già da qualche settimana stanno raccogliendo tantissime chiamate di emergenza da parte dei cittadini e sono anche divenute il punto di riferimento per molte autorità che si riferiscono proprio alle centrali operative dell'arma per avere la situazione sul territorio. Le nostre caserme sono aperte, sono tutte aperte, i cittadini possono entrare e rivolgersi tranquillamente ai comandi dell'arma. Abbiamo riorganizzato gli accessi in modo tale che la fruizione del pubblico e la redazione degli atti possa avvenire in tutta sicurezza sia per gli utenti che per gli operatori, per i nostri carabinieri. I servizi esterni sono stati ovviamente dedicati al controllo e alla verifica delle disposizioni governative, soprattutto alla ricerca di possibili assembramenti nei luoghi di aggregazione, nei pressi di supermercati o degli esercizi che ancora rimangono aperti, in modo tale da scoraggiare le persone a permanere fuori casa senza necessità e soprattutto a stare insieme, a interagire strettamente, che è l'obiettivo principale. Fra ieri e oggi sono state controllate più di 1.000 persone e si è proceduto alla denuncia per inosservanza dei provvedimenti dell'autorità di 73 persone per violazioni delle disposizioni governative che sono in vigore da qualche giorno. Proprio ieri sera, da ultimo, si è proceduto alla denuncia di 11 persone che in due diversi esercizi pubblici, un bar a Reggio Calabria e un circo privato a Bianco, erano intenti a giocare a carte, noncuranti delle disposizioni che sono state emanate proprio nelle medesime ore, e ovviamente sono stati denunciati e denunciato anche il denuncia di due titolari dei rispettivi esercizi. Questi sono solo degli esempi, i controlli ovviamente continueranno, proseguiremo questa attività di monitoraggio capillare del territorio, proprio allo scopo, ripeto, di prevenire il contagio e per co far comprendere alle persone la necessità di rispettare tutti le disposizioni che sono state emanate. Continueremo ovviamente anche l'azione verso tutti i cittadini di prevenzione, di consiglio, soprattutto per esempio nei confronti delle persone anziane, al rispetto di queste disposizioni, invitandole a restare a casa, a non andare in giro neanche a piedi, come è stato detto ieri, senza la prescritta autocertificazione e comunque soltanto in caso di effettiva necessità. Di coronavirus si è parlato ieri sera nel corso del nostro approfondimento classico del mercoledì sera, Calabria Sud. La ratio delle decisioni del governo sono quello di non stare in giro senza motivo, di limitare gli spostamenti al minimo indispensabile, di uscire solo per andare sui luoghi di lavoro. C'è gente che non lo capisce e continua a stare per strada senza motivo. Li abbiamo invitati, ma passeremo anche a un'azione di forza, anche con delle sanzioni, perché la gente deve venire in questo momento e non si può uscire da casa. È necessario ed è fondamentale, anche perché avete visto i contagi in Calabria sono aumentati, in questo senso quasi raddoppiati, Eh sì. quindi siamo in una situazione molto delicata e preoccupante. Tra l'altro non abbiamo una struttura sanitaria adeguata, preparata, pronta ad accogliere casi di emergenza. Quindi noi siamo maggiormente a rischio rispetto alla Lombardia. Abbiamo messo in queste ore in quarantena tantissime persone che sono arrivate dalla zona rossa della Lombardia, dalla zona a rischio epidemiologico, e continueranno, in base alla determinazione, continueranno anche a mettere in quarantena queste persone. Queste sono tutte le misure possibili e immaginabili. Stiamo facendo una sanificazione della città, grazie all'impegno del Ministero dell'Ambiente, dell'assessore Seinato, e stiamo facendo la disinfestazione di tutti i locali pubblici. Continua questa azione di bonifica fondamentale per prevenire questo virus. Vogliamo dare i numeri? Quante persone avete messo con ordinanza in quarantena? Quarantena obbligatoria? Mi sembra circa una trentina fino ad oggi. In Una base alle trentina? segnalazioni che ci arrivano dai medici curanti e dall'ASP, noi mettiamo in quarantena.
Una trentina quindi. Dobbiamo ricordare che quasi tutti i contagiati in Calabria è gente che veniva dal nord, pochissimi, quasi nessuno è un calabrese che stava qui, è tutta gente che si è spostata, quindi questo è bene ricordarlo perché è così. Quindi ecco perché bisogna stare molto attenti, perché il virus non era in Calabria, il virus è arrivato in Calabria, quindi il problema è non farlo arrivare. Contagi di secondo livello ancora ce ne sono pochi, ma lo capiremo fra 14 giorni, vero Giovanni? Sì, assolutamente sì. Vorrei approfittare per dire anche una cosa ai cittadini che ci mandano segnalazioni, che hanno visto in giro quello che a Roma, quell'altro, l'altro territorio, non si è non ha denunciato, noi stiamo verificando tutto. Però la quarantena obbligatoria è solamente per quelli che vengono dalla cosiddetta ex zona rossa, quindi Lombardia e alcune zone dell'Emilia Romagna e del Veneto. Non è per tutta Italia, attenzione, quindi noi adottiamo il provvedimento per come prevede la legge e quindi solamente per quelli provenienti da quelle determinate aree. Gli altri che vengono da altre aree, anche del nord, possono mettersi in quarantena, una quarantena volontaria, non possiamo imporre. Sono contento che il governo ha accettato la nostra proposta, che è quella di chiudere tutto. Il modello Cina è stato applicato a Codogno, poi è stato allargato alla Lombardia e adesso è stato applicato a tutto il paese. Questa è una battaglia che si vince se noi terminiamo i contatti tra noi stessi. Non è più bello il fatto che non ci possiamo, non è bello il fatto che non ci possiamo più abbracciare, non è bello il fatto che non ci possiamo stringere la mano. Non è bello il fatto che non ci possiamo dare appuntamento fuori casa, anche per sapere e per vedere come sta la persona che vuoi incontrare. E soprattutto voglio dire a tutti di rispettare queste regole. Questa è una battaglia, è una guerra che la vinciamo noi se ci armiamo di buon senso, senso civico e responsabilità. Non dobbiamo farci prendere dalla forza delle abitudini. Noi dobbiamo oggi farci prendere dalla testa e dal cuore, la testa che ci dice che vinciamo se rispettiamo le regole e il cuore perché sa che dopo questi 30 giorni sarà tutto più semplice. Però dovete anche tutelarvi, perché tutelare se stessi significa tutelare i propri cari, significa tutelare anche gli altri. Come ci si tutela? Intanto applicando una mascherina quando si esce per andare al supermercato, vi invito tutti i miei concittadini, ma tutti, perché l'Italia, la Calabria ha un problema di assistenza. Io mi sono sentito con Iole Santelli diversi giorni fa e avevamo già parlato insieme, perché lei sa che sto seguendo per il partito a livello nazionale in materia sanitaria il problema del coronavirus. Sono stato uno dei parlamentari che ha scritto non solo il questionario, non solo le interrogazioni, ma anche il programma che Salvini, la Meloni e Tajani hanno presentato come centrodestra al governo Conte. Ecco, ma l'ho fatto perché seguo questa vicenda da diversi mesi, perché davo delle indicazioni ai partiti e al partito che poi di fatto sono accadute. Cioè, avevo dato anche dei tempi ben precisi. Ma non era difficile, perché l'epidemia è una curva che è il risultato di alcuni algoritmi matematici e questa si ferma quando si fermano i rapporti tra le persone, quando quindi non ci può essere più il contagio. Ecco perché si sarebbe arrivato a questo. L'unico modo che c'è per vincere è applicare il modello cinese in Italia. E questo noi oggi abbiamo finalmente iniziato a farlo. Dico finalmente perché? Perché c'era il dubbio che ancora si continuasse con il decreto, che è stato fatto l'ultimo decreto, e io con lei mi sono sentito in questi 10 giorni, ribadisco, il programma della sanità per il coronavirus l'ho scritto in gran parte io per quanto riguarda il partito, il centrodestra, insieme ad alcuni colleghi. Conosco bene il problema del coronavirus e da subito la Calabria è casa mia, è il mio cuore, è la mia famiglia, mio padre, i miei nipoti, è la mia persona, quindi nel mio primo pensiero va alla Calabria e fortunatamente un interlocutore come Iole Santelli che è stata prontissima a recepire quelle che erano le mie perplessità e quelle che erano anche, sono state anche i miei consigli e i miei suggerimenti. Lei è stata brava
e credetemi, nessuno avrebbe potuto fare meglio di quello che ha fatto Iole in questi pochissimi giorni. Da quando ci siamo sentiti fino ad oggi è stata una capacità, di una velocità che non immaginavo. Nessuno poteva immaginare che la Calabria soffre di mille problemi infrastrutturali. È stata veramente brava. Non possiamo stare così tranquilli come immaginavamo, perché con 32 casi di contagio la Calabria sale in graduatoria. Certo, sale in graduatoria e la preoccupazione è... Intanto sappiamo tutti che il virus ha una velocità di diffusione enorme. Quello che è più preoccupante per noi è che i posti in terapia intensiva sono quasi zero, per cui bisognerebbe intervenire in questo senso e subito. Penso lo stia facendo la governatrice Iole Santelli, cercando di far arrivare i macchinari per l'iperventilazione artificiale. Bisogna da merito, ad esempio, per Paolo Zavettieri ha sollecitato l'apertura dell'ospedale Tiberio Evoli, che comunque potrebbe dare accoglienza a una parte di popolazione della Ionica, a 70.000 abitanti della zona. Insomma, bisogna fare qualcosa, perché è vero, stiamo crescendo e si crescerà sempre più in maniera esponenziale, adesso senza fare allarmismi, e allora bisogna prepararsi bene, perché di coronavirus si guarisce, però si guarisce se ci sono le strutture ospedaliere che ci possono curare. In questi casi che tu hai citato prima, Giuseppe, per fortuna nessuno è dovuto andare in terapia intensiva. Il vero problema è questo: non ci sono posti nelle terapie intensive. È su questo che bisogna insistere. Sentiamo anche qualche sindacalista, lo abbiamo sentito ieri sempre in corso il nostro Calabria Sud, parla Sanzotta soprattutto di ospedale di Locri. Notavamo che però rispetto all'affollamento di solito del pronto soccorso di Locri non c'è nessuno. Da quanto tempo, dottore? Ma da un po' di giorni, la paura, ma mi voglio pure pensare al buon senso di applicare quelle che sono le regole di isolamento delle persone potenzialmente affette, delle persone che devono essere sottoposte al regime di quarantena abbiano prodotto questo risultato. Insisto sul dire che è importantissimo la quarantena, perché il virus si trasmette da persona ammalata o contagiata a sano, per cui se isoliamo quelle persone si interrompe la catena che trasmette l'infezione, e quindi risolviamo da qui a pochissimo tempo il problema legato all'infezione da questo virus. Notavamo che a chiunque acceda al pronto soccorso, anche agli accompagnatori delle persone che stanno male, viene fornita una mascherina. Sì, diciamo che non avendo ancora notizie certe, non avendo ancora diagnosi certe, si considerano tutte le persone che accedono al pronto soccorso come potenziali persone contagiate, e quindi si prendono le precauzioni, per quanto minime, però insomma un minimo di sicurezza ci deve pure essere nell'approcciarsi alle persone. Qual è il reparto che potrebbe dare più problemi a Locri? Cioè, lei è un dottore, lavora a Locri, e cosa teme di più? Cosa potrebbe non tenere in caso di un afflusso importante di persone dovuto al coronavirus, ad altre patologie che potrebbero andare ad aggravarsi a causa di, come è successo al nord, a causa di questa influenza? Qual è il reparto che si teme di più? Ma un po' tutto l'ospedale, se accederanno molte persone sicuramente avremo una serie di problematiche legate agli approvvigionamenti. Un numero contenuto di persone siamo in grado di assisterlo, di curarlo e sicuramente di mandarlo a casa guarito. Se accederanno molte persone ci vorrà l'aiuto di altre agenzie, di altre strutture. Non ci sono reparti più deboli in realtà, siamo nelle stesse condizioni. Da 10-11 anni in piano di rientro, personale insufficiente, non blocco del turnover da anni, finanziarie che bloccano le assunzioni, per cui siamo veramente ridotti all'osso. Ma fino ad oggi si è riusciti a mantenere buoni livelli di assistenza e di cura, cosa che si sta facendo attualmente. No, non c'è una criticità, c'è una criticità globale legata al fatto che comunque il personale è veramente scarso livello rispetto ai livelli di assistenza che devono mantenere, dall'area critica, quindi pronto soccorso, UTIC, rianimazione, anche alle degenze, diciamo, di media e bassa assistenza.
la situazione dei tamponi qual è? Sapevamo che ce n'erano circa 50 perché era riuscito a procurarli il dottore Ceratti. Sono stati forniti e vengono fatti soltanto all'occorrenza o si fanno, come in altri posti d'Italia, dei tamponi preventivi per capire se ci sono dei portatori che potrebbero non manifestare sintomi ma essere sani? In realtà non le ha procurate il dottore Ceratti, le abbiamo procurate noi della rianimazione, perché ci siamo posti un problema in tempi ancora un po' più tranquilli. No, le utilizziamo esclusivamente per persone che hanno dei sintomi, che hanno un torace sospetto, che stanno male. Questo lo fanno i controlli di gente che viene da fuori o che è stato potenzialmente a contatto con persone che possono aver contagiato il virus, e lo fanno altri. Noi lo facciamo per pazienti che presentano, così ci è stato detto dalla microbiologia di Reggio, a cui noi mandiamo i campioni, solamente per persone dove c'è un reale sospetto di infezione, ma di polmonite da coronavirus, anche perché sono esami costosi, richiedono organizzazione, mandarle a Reggio, navete, capacità di fare il prelievo e di aspettare il risultato per capire se poi si può allentare un pochino l'attenzione nei vari casi, nelle varie fattispecie. Dottore, vogliamo ricordare la procedura in queste ore di tensione, cioè quali sintomi e qual è il percorso da seguire? Allora, per i sintomi lievi bisogna chiamare il medico curante. Sintomi lievi si intende febbre leggera, raffreddore, piccola tosse. E il medico curante ha l'obbligo di intervenire fisicamente dal paziente o lo deve fare telefonicamente? Assolutamente, deve andare a visitarlo, deve rendersi conto, raccogliere un'anamnesi e capire dove deve essere indirizzato la persona. E ricordiamolo che a chiunque abbia dei sintomi e li manifesta, di chiamare assolutamente il medico curante, e ricordiamo anche a chi ci ascolta che il medico curante ha l'obbligo di andare a fare visita. Ha un mandato. Cosa diversa, sintomi di una certa, di media alta gravità. Quindi tosse forte, febbre un pochino più alta, un colorito più patologico, insomma ci si rende conto che si è di fronte a una cosa un po' più seria, venire in ospedale. Abbiamo attrezzato percorsi sporco pulito, siamo in grado di mantenere la sicurezza verso altri settori dell'ospedale che devono essere puliti e sterili relativamente a questo virus che sappiamo essere molto contagioso. È una lotta che abbiamo sempre fatto. Consideri che è la regione con i livelli di assistenza più bassi. Abbiamo così tanto ridotto il personale che è l'unica voce che ha un surplus di disponibilità economica, eppure non riusciamo a spendere quei soldi per adeguare il personale, professionisti, tecnici e quant'altro a quelle che sono le necessità assistenziali, sia ospedaliere ma anche sul territorio. Non doveva, indubbiamente non doveva, se siamo arrivati ad essere la peggiore regione d'Italia relativamente a quelle che sono i livelli di assistenza, un motivo ci sarà. Vengono commissari per dire sempre la stessa cosa, all'inizio promettono tanto, interventi al Ministero, tavolo a Duce, i vari tavoli che si sono succeduti negli anni, in realtà poi si sono accodati dicendo non è possibile assumere, abbiamo gli impedimenti. Ripeto, la disponibilità economica per il personale c'è, è l'unica che c'è. Eppure siamo dovuti arrivare sì a questa pandemia per scoprire che siamo un sistema sanitario regionale scadente, e senza il personale non si può mai raggiungere un livello accettabile, perché il personale è più della struttura e delle apparecchiature che fanno sanità e non certamente il resto nella propaganda politica. Il commissario straordinario dell'azienda sanitaria provinciale di Crotone, Gilberto Gentili, è risultato positivo al test del coronavirus. Il dirigente è stato posto in isolamento domiciliare essendo asintomatico. A comunicarlo la stessa ASP, precisando che Gentili è rientrato martedì 10 in sede con un volo Ryanair partito da Bergamo Oriol Serio. Pur avendo superato i controlli sanitari di due aeroporti, Bergamo e Crotone, si legge nella nota, il commissario Gentili decideva, in ottemperanza alle norme della regione Calabria, oggi peraltro superate da norme nazionali, di non accedere agli uffici e di porsi in quarantena, parimenti effettuando un tampone. E il responsabile Lega Salvini enti locali è stato ieri in Calabria, a Catanzaro. Si tratta di Walter Rauti, che si è intrattenuto anche ai nostri microfoni parlando precipuamente di coronavirus.
Nel piazzale antistante il palazzo della Regione Calabria incontriamo il dottor Walter Rauti. Walter Rauti è il vice responsabile nazionale della Lega per gli enti locali e in questo momento è, diciamo, il rappresentante della Lega nell'ambito del governo regionale. Ci può chiarire questo aspetto anche con un passaggio politico? Ci rendiamo conto che siamo in una fase emergenziale critica, ma anche un passaggio politico potrebbe essere utile per i nostri telespettatori? Beh, la prima cosa da chiarire è che bisogna seguire quelle che sono poi le disposizioni del governo, che poi nient'altro che l'allargamento della ex zona rossa della Regione Lombardia a quella che poi è stata definita zona protetta, ovvero tutto il territorio nazionale. Bisogna mandare dei messaggi chiari che non devono terrorizzare ma consapevolizzare circa i rischi del virus Covid-19, ovvero bisogna evitare assolutamente di uscire di casa, bisogna evitare di avere quelle che vengono definite occasioni di contagio. Quindi quello che noi diciamo e raccomandiamo soprattutto ai ragazzi che hanno magari degli anziani in casa di non uscire per nessun motivo e di avere comunque rapporti sociali distanziati, ovvero da almeno 2 metri di distanza, meglio ancora se sopra i 5. Diciamo che le ultime ricerche poi fatte e appena arrivate dalla Cina dimostrano che il virus si contagia in modo assolutamente casuale attraverso la salivazione, quella classica, ma anche attraverso la parte lacrimale, attraverso un contatto basico, quindi bisogna evitare qualsiasi occasione di contagio. Non bisogna commettere l'errore di dire ho incontrato soltanto persone che conosco, perché non possiamo conoscere i rapporti sociali o le occasioni di contagio degli altri. Il virus rimane nell'aria per almeno 30 minuti, quindi possiamo entrare magari in banca dopo un contagiato, non avere rapporti con nessuna persona, però essere in quella situazione lì in un momento di contagio. La Calabria non è in grado di affrontare un'emergenza sanitaria, su questo la Presidenza è stata onesta ed è giusto dirlo. La Calabria può soltanto prevenire e avere comportamenti in grado di evitare. Noi come Lega a livello nazionale abbiamo prima chiesto l'estensione della zona rossa a tutto il territorio nazionale e a livello regionale oggi chiediamo in primis che le strutture private, le cliniche private vengano omologate alle strutture pubbliche in modo da allargare perlomeno la platea ricettiva dal punto di vista sanitario. Una delle questioni importanti sembra essere quella della disponibilità dei letti per interventi d'urgenza. Qual è la verità sulla Calabria? La verità sulla Calabria era quella che avevamo detto prima, purtroppo, della campagna delle elezioni. Ovviamente non ci potevamo aspettare di essere fin da subito catapultati in un'emergenza sanitaria nella quale ovviamente paghiamo i peccati di mala gestio delle passate legislature, né per ultima adesso anche una fase commissariale. Ovviamente adesso il problema principale è cercare di affrontare l'emergenza con lucidità. Poi dopo essere usciti da questa emergenza sicuramente faremo i conti con la situazione. La verità è che il sistema sanitario lombardo, quello veneto, sono tarati per far fronte a un'esigenza nazionale. Il sistema invece sanitario calabrese non è tarato neppure per far fronte a un'esigenza regionale. Quindi bisogna evitare assolutamente che il virus si diffonda, perché non c'è sufficiente disponibilità, se le percentuali fossero le medesime delle altre regioni, per far fronte a un'emergenza del genere. Quindi state a casa. In queste ore di particolare preoccupazione, seppur tutto è destinato a fermarsi, le norme chiedono ai cittadini un grandissimo sacrificio nel dover limitare la propria quotidianità. Oltre al lavoro brillantemente svolto dal personale medico, paramedico ed ausiliare, le forze dell'ordine e i sindaci, impegnati in prima persona nell'esercizio delle loro funzioni, unitamente a tutta la complessa rete amministrativa. Parliamo del lavoro dei sindaci con il sindaco di Cittanova. Siamo con il sindaco di Cittanova, Francesco Cosentino, facciamo una prima ricognizione di quanto è stato fatto per fronteggiare questo allarme che praticamente da alcuni giorni ci sta tenendo sempre di più con il fiato sospeso. Sindaco, attualmente a Cittanova la condizione qual è? Stiamo applicando in maniera rigorosa tutte le disposizioni previste dal governo, relative sia alle sospensioni di attività o anche, non fosse altro, i controlli in generale sulle presenze per quanto riguarda la quarantena.
Quindi riteniamo che da questo punto di vista di aver applicato in pieno tutto quanto è previsto dai decreti ministeriali, con una risposta di grande senso civico da parte degli operatori economici e anche percezione della responsabilità e della difficoltà del momento anche da parte della cittadinanza. Naturalmente questo deve essere continuo e proprio perché attraverso questo tipo di comportamento dove ognuno di noi, se posso uscire il meno possibile da casa, se evita gli assembramenti, se evita tutte quelle situazioni particolari di rapporti e utilizzando tutte le precauzioni di carattere igienico-sanitario, possiamo vincere una battaglia e rendere meno difficile e complicata la situazione nel nostro servizio sanitario locale. Al momento attuale non sono stati riscontrati casi di... Nessun caso in atto a Cittanova di coronavirus. Per quanto riguarda invece le persone che stanno arrivando dal nord, a Cittanova sono arrivate, persone hanno denunciato la loro presenza? Sì, molti hanno denunciato, c'è un servizio apposto anche per segnalazioni anonime rispetto a eventuali persone che non avessero denunziato, c'è un numero comunale per effettuare queste segnalazioni e lo posso leggere perché non lo ricordo a memoria, è il 335 6145 015, dove risponderà un operatore H12 in maniera tale da dare le segnalazioni e i suggerimenti che sono necessari dei comportamenti. Abbiamo anche distribuito 4.000 volantini casa per casa per ogni famiglia, oltre ad aver affisso in questo momento i manifesti proprio relativamente alla questione comportamenti della quarantena da chi viene dalle zone che erano maggiormente a rischio, anche perché ora tutta Italia è considerata zona protetta. Ma da quelle zone particolari, nel rispetto dell'ordinanza regionale e quella e del decreto nazionale, abbiamo attivato tutto quello che era necessario. Per quanto riguarda le fasce più deboli, gli anziani e gli adolescenti? Allora, anche qui abbiamo predisposto un servizio di supporto agli anziani per le necessità impellenti, l'acquisto dei farmaci, la spesa necessaria, un pagamento di bollette immediate che hanno in questa fase. Devo dire, devo sottolineare però che molti operatori commerciali già si stanno attivando in questo senso, tutte le farmacie già lo stanno facendo di per sé la consegna a domicilio e questo ne va a merito a chi opera in questo settore, io li ringrazio già per questo tipo di attività e di servizio che stanno facendo, ma diciamo che a supporto di questo vi è anche da parte del Comune il proprio servizio considerando anziani e portatori di handicap. L'idea che in questi giorni i nostri operatori, soprattutto del servizio civile, perché abbiamo dei progetti appositi, stiamo lavorando perché si possano recare almeno una o due volte a settimana a supporto dei portatori di handicap all'interno delle famiglie, muniti e nel rispetto naturalmente dei dispositivi di sicurezza e di igiene personale. Cosa vuole chiedere ai suoi cittadini? Di rimanere il più possibile a casa. In questo modo riusciamo a vincere più facilmente una battaglia. Queste disposizioni valgono fino al 3 di aprile. Se le rispettiamo in maniera rigorosa, riusciamo ad ottenere il risultato che è quello sperato, quello di limitare l'azione di contagio. L'appello lo faccio soprattutto ai giovani, abbiate consapevolezza, uscite il meno possibile, non create assembramenti e a tutti coloro i quali ancora non hanno avuto questa consapevolezza della difficoltà di questo momento. Tempi da coronavirus e le ristrettezze anche per esercizi commerciali. Ci occupiamo oggi di bar, quali le regole da seguire. A due giorni del decreto ministeriale, ecco come vi state comportando voi che avete questa attività commerciale qui a Reggio Calabria? Ci stiamo comportando come è giusto comportarsi, nel senso civico del termine. Ci stiamo attenendo a tutte le disposizioni dateci, sia sanitarie che non,
ovvero abbiamo disposto per tutto il nostro locale delle linee guida, tra virgolette, entro le quali i clienti devono sostare, non facciamo entrare le persone più di 4-5 alla volta, e usiamo i guanti, le mascherine, e ovviamente è una situazione un po' abbastanza delicata, perché abbiamo riscontrato, come tanti altri nostri colleghi, che è un periodo abbastanza in calo. Ahimè, gli incassi sono scesi per forza di cose, come penso in tutto il resto dell'Italia purtroppo. Stiamo navigando appunto in questa situazione drastica, sia sanitaria che economica. Sì, noi abbiamo tanti dipendenti e attualmente, le dico la verità, non pensiamo a nulla di male, perché come un momento di crisi per noi è un momento di crisi per loro, quindi attualmente non pensiamo a nulla del genere, di mandare a casa persone, perché ci sono famiglie alle spalle, eccetera eccetera. Quindi noi cercheremo di proseguire così come stiamo facendo e poi vedremo l'evolversi delle situazioni. Ecco, hai segnato dei segna, diciamo, tra virgolette, segnaposti per un metro e 40 la normativa? Sì, assolutamente sì. Dall'ingresso del locale abbiamo esposto queste linee a terra che dovrebbero andare a mantenere il metro di distanza per la sicurezza della clientela. Militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza, unitamente al Servizio Centrale Investigazione sulla Criminalità Organizzata e al Nucleo Speciale Polizia Valutaria, sotto il coordinamento della Procura della Repubblica di Reggio Calabria, Direzione Distrettuale Antimafia diretta dal Procuratore Capo Giovanni Bombardieri, hanno eseguito un provvedimento emesso dalla sezione misure di prevenzione del Tribunale di Reggio Calabria, presieduta dalla dottoressa Ornella Pastore, con il quale è stata disposta nei confronti dell'imprenditore edile vibonese Angelo Restuccia, classe 37, ritenuto contiguo alle cosche di 'Ndrangheta dei Mancuso di Limbadi e dei Piromalli di Gioia Tauro, l'applicazione della misura di prevenzione patrimoniale della confisca del patrimonio a questi riconducibili, stimato a suo tempo in oltre 34 milioni di euro. E torniamo alla vicenda dei furbetti del cartellino, siamo alla Metro City, sentiamo quanti indagati e per loro quali guai giudiziari sono molto probabili. All'esito di una delicata, incisiva e articolata attività di indagine coordinata dalla Procura della Repubblica di Reggio Calabria, diretta dal procuratore Giovanni Bombardieri, militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza hanno notificato l'avviso di conclusione delle indagini preliminari emesso nei confronti di 22 dipendenti pubblici assenteisti della città metropolitana ex provincia di Reggio Calabria, tutti indagati per truffa aggravata ai danni dell'ente di appartenenza. Nello specifico, gli indagati, attraverso un collaudato sistema basato su favori reciproci ed espedienti posti in essere per attestare la presenza lavorativa presso gli uffici di appartenenza, riuscivano ad assentarsi indisturbati dal luogo di lavoro anche per diverse ore al giorno. Alcuni impiegati addirittura non facevano neppure ingresso nella sede, sebbene figurassero in servizio. Un sistema di malaffare che per i suoi caratteri di pervasività e diffusione nel contesto amministrativo dell'ente non poteva che realizzarsi e perdurare nel tempo attraverso atteggiamenti di radicata complicità tra i singoli indagati, il tutto per perseguire personali benefici in un clima di cronico disinteresse per le funzioni pubbliche svolte e di totale assenza di senso del dovere. Il concreto, secondo i magistrati, i dipendenti attestavano falsamente la propria presenza lavorativa, raccogliendo a rotazione più tessere magnetiche, vidimandole per certificare la presenza del personale, facendo sì che il solo vidimatore intraprendesse il servizio e che solo in seguito arrivassero alcuni degli altri, riuscendo così ad eludere ogni forma di controllo interno. È stato accertato che in media ciascun dipendente arrivava ad assentarsi anche per diverse ore al giorno su un orario previsto giornaliero di 6 ore di servizio. Molti impiegati giungevano la mattina con oltre 2 o 3 ore di ritardo e senza vidimare la propria presenza. Il collega d'ufficio aveva infatti già provveduto ad attestare per loro l'entrata. Il favore poi veniva ricambiato dai colleghi ritardatari della mattina all'uscita. In tal modo, diversi impiegati potevano abbandonare in modo del tutto arbitrario il proprio ufficio con largo anticipo e senza dover registrare la fine del proprio turno di servizio.
Alcuni impiegati, addirittura coperti da colleghi d'ufficio, non si presentavano neppure sul luogo di lavoro, pur risultando regolarmente in servizio. Con questo stratagemma, in ogni singolo gruppo, ciascun dipendente poteva rimodulare autonomamente la propria giornata lavorativa, assentandosi liberamente e a propria discrezione, per poter così fruire di lunghe pause caffè nei diversi bar della città, per andare a fare shopping lungo il corso, per andare a fare la spesa o addirittura per dedicarsi ad altra attività lavorativa. Diversi indagati poi rientravano tranquillamente in ufficio dopo essersi assentati anche per diverse ore, con buste della spesa al seguito. Sospeso da Fratelli d'Italia, il politico reggino è coinvolto nell'inchiesta antimafia sulla Cosca Libri. Parliamo dell'ex consigliere Nicolò, Alessandro Nicolò. L'arresto risale a luglio, adesso arriva la conferma della Corte di Cassazione, rigettato il ricorso. La seconda sezione della Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso con spese processuali a carico del ricorrente dell'ex consigliere regionale Sandro Nicolò, arrestato insieme ad altre 17 persone nell'ambito dell'operazione Libro Nero. Alessandro Nicolò, eletto con Forza Italia, è passato poi in Fratelli d'Italia, ma una volta arrestato, sospeso dal partito dalla Meloni, che ha già annunciato che si vorrà costituire parte civile nel processo, è accusato di associazione mafiosa e di aver favorito in cambio di appoggi elettorali gli obiettivi della Cosca di 'Ndrangheta dei Libri, il cui vertice è Filippo Chirico, genero del defunto boss Pasquale Libri, già condannato a 20 anni di reclusione nel processo scaturito dall'inchiesta Teorema Roccaforte. Oltre ad Alessandro Nicolò e Chirico, nell'inchiesta Libro Nero è indagato l'ex assessore regionale del Partito Democratico Demetrio Naccari Carlizzi, per il quale la procura aveva chiesto l'arresto ai domiciliari, ma la Cassazione ha respinto la richiesta. L'inchiesta Libro Nero è stata condotta dalla squadra mobile della Polizia di Stato, diretta da Francesca Rattà e coordinata dal procuratore della direzione distrettuale antimafia Giovanni Bombardieri e dai sostituti Walter Ignazitto e Stefano Musolino. Nicolò è difeso dall'avvocato Corrado Politi. Il blitz con gli arresti eccellenti è scattato lo scorso 31 luglio. L'indagine, secondo gli inquirenti, ha consentito di ricostruire gli assetti e le dinamiche operative di una delle più potenti articolazioni dell''Ndrangheta unitaria, che controllava nella città di Reggio Calabria i quartieri Cannavò, Condera, Reggio Campi, Modena, Ciccarello, San Giorgio e le frazioni di Gallina, Mosorro, Favinco e Pavigliana. Secondo la DDA, affermati imprenditori e politici locali e regionali sarebbero stati totalmente sottomessa alla volontà della Cosca e avrebbero fatti affari. La Cosca Libri, oltre ad essere perfettamente in grado di interferire nelle dinamiche economico-imprenditoriali locali, sarebbe stata allo stesso tempo capace di infiltrarsi in quelle politiche elettorali del territorio cittadino, gestendo un considerevole bacino di voti, convogliandoli a favore di personaggi compiacenti, senza esclusione di schieramenti politici, nell'ambito di un rapporto basato, secondo gli inquirenti, e destinato a favorire non solo la singola associazione mafiosa, ma il sistema 'ndranghetistico nel suo complesso. I carabinieri della stazione di Roccella Ionica hanno arrestato in flagranza di reato Giovanni Panaia, 45enne del posto, disoccupato, già noto alle forze dell'ordine. In particolare l'uomo, che attualmente si trova in regime di detenzione domiciliare presso la sua abitazione, ieri mattina, dopo essere evaso, si è recato presso lo studio di un professionista locale chiedendogli una non precisata somma di denaro e minacciandolo che in caso di diniego lo avrebbe fatto saltare in aria. Ci fermiamo, siamo a metà giornale, quindi a tra poco per la seconda parte, pubblicità. Seconda parte, anche qui in questa seconda parte, tanto coronavirus. Allora cominciamo dai carabinieri, le loro operazioni in atto, sempre più accanto alla cittadinanza nell'emergenza Covid-19. I carabinieri del Comando Provinciale di Reggio Calabria sono impegnati dallo scorso fine settimana per verificare l'osservanza delle recenti norme emanate per fronteggiare l'emergenza sanitaria Covid-19. Un'attività continua, costante, ininterrotta, coordinata dalla Prefettura Regina in costante collegamento con le altre forze di polizia e le autorità sanitarie, il cui fine è quello di sempre, essere accanto alla cittadinanza con la prevenzione e, laddove necessario, censurando i comportamenti che violano le norme emergenziali emanate dal Governo. Il lavoro dei militari dell'arma in questo particolare momento prevede l'impiego continuo di uomini e mezzi al fine di tutelare la salute pubblica anche attraverso la verifica dell'avvio dei protocolli previsti per tutti i viaggiatori rientrati in Calabria negli ultimi giorni.
Indispensabile è stato il lavoro delle centrali operative sul territorio. Il numero d'emergenza 112 è stato prezioso punto di riferimento per la cittadinanza, insieme agli altri numeri di pubblica utilità costituiti ad hoc per l'esigenza. Operatori instancabili che stanno indirizzando i controlli sul territorio e allo stesso tempo forniscono indicazioni essenziali alle autorità sanitarie di pubblica sicurezza. Nel solo capoluogo sono state ricevute negli ultimi giorni 1.231 chiamate per informazioni. È bene ribadire in questa fase la regola basilare che ispira il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 marzo scorso: limitiamo all'indispensabile gli spostamenti fuori casa. Ogni spostamento deve essere comprovato da autocertificazione solo per esigenze lavorative e situazioni di primaria necessità. È vietato formare gruppi in luoghi aperti o chiusi. Deve essere mantenuto in tutti i luoghi almeno un metro di distanza dagli altri al fine di ridurre al minimo il rischio del contagio. Non rispettare queste indicazioni basilari può arrivare ad essere sanzionato penalmente, rischiando l'arresto fino a 3 mesi o un'ammenda fino a 206 euro, salvo che il fatto costituisca un reato più grave. Nella prima giornata di applicazione delle nuove disposizioni, i carabinieri hanno controllato in totale 366 persone, 220 veicoli e 460 esercizi pubblici. Nell'ambito di tale contesto sono state denunciate 53 persone per violazioni manifeste alle disposizioni, nate, è bene ricordarlo, per contingentare la diffusione del virus, così come è stata avanzata una proposta di chiusura di un esercizio pubblico per evidente violazione della norma sul contingentamento degli accessi. 202 sono state invece le autocertificazioni acquisite su cui verranno effettuate successive verifiche. Massima sarà l'attenzione verso il cittadino, così come l'impegno nei controlli che continueranno nel rispetto delle norme e delle indicazioni provenienti dalle autorità di governo, convinti più che mai che la cultura del rigoroso e convinto rispetto della legge è il primo presidio a tutela di ciascuno. A tal proposito rimane di fondamentale utilità la sezione predisposta sul sito del governo in continuo aggiornamento, così come il tutorial in materia di spostamenti predisposto dal Ministero dell'Interno. Anche la Chiesa, più che mai vicino alla gente, lo è sempre in queste giornate, anche grazie ai canali di Telemia è possibile dalle 9.30 ogni mattina seguire la Santa Messa del Vescovo Oliva, quindi diocesi di Gerace Locri. Bene, vediamo proprio le parole del presule della diocesi di Gerace Locri. Allora, vogliamo raccontare che tipo di iniziativa ci sarà per chi desiderava seguire le sante messe. Buongiorno a tutti, in tempo di coronavirus desideriamo trasmettere ogni giorno la Santa Messa dalla Cappella dell'Episcopio, ogni mattina alle ore 9.30 su Telemia. Ecco Eccellenza, un'iniziativa che sorge diciamo per necessità, che però servirà a raggiungere un po' tutti i fedeli, tutti coloro che hanno necessità, perché è una necessità spirituale quella di ascoltare la Santa Messa e poter pregare dalla propria abitazione. Certo, in questo tempo non è possibile a tutti andare a messa e allora è giusto che trasmettendo la Santa Messa possiamo arrivare nelle case delle persone più anziane, degli ammalati, per poter fare rivivere un momento di gioia, di preghiera, anche di speranza in questo tempo. Ecco, in questi giorni di difficoltà, comunque di ritiro a casa, le chiese in che condizioni saranno? Saranno chiuse oppure sono aperte, c'è la possibilità anche andare a pregare? Le chiese non saranno mai chiuse, sono sempre aperte per la preghiera personale. Ognuno passando alla chiesa può fermarsi un attimino davanti al Santissimo a pregare o a leggere un brano del Vangelo. E parliamo col consigliere di minoranza di San Luca, il noto mass mediologo Klaus Dave, che ancora sul canale nazionale parla di Calabria e del suo infinito sostegno alle vicissitudini del popolo calabrese. Un momento difficile per i detenuti in tutte le carceri italiane, parla il garante dei detenuti, il dottor Agostino. Ecco, dopo i casi che si sono
che sono successi in Italia, ecco, nei carceri, ecco, come garante della Calabria, ecco, cosa ci dirà? Intanto devo dire che per fortuna in Calabria la situazione è sotto controllo, quindi non ci sono stati episodi come quelli negli altri istituti penitenziari italiani. Ovviamente questo va applauso dei detenuti che sono ristretti in Calabria e che hanno dimostrato grande senso di responsabilità e a cui mi appello perché mantengono il contegno mantenuto fino ad oggi, anche perché purtroppo questa situazione riguarda tanto gli istituti penitenziari quanto l'esterno della società, quindi è un momento in cui dobbiamo fare fronte comune. Ovviamente la violenza non è uno strumento che può essere accettato in nessun modo e quindi è importante che ci siano adesso degli interventi che possano garantire la tutela dei diritti delle persone detenute, sappiano le persone detenute che comunque è un periodo transitorio, che stiamo intervenendo su tutti i fronti e che c'è grande partecipazione e collaborazione sia dell'amministrazione penitenziaria, dell'assistenza sanitaria anche in Calabria e quindi si prenderanno tutte le misure del caso. Anzi, io voglio approfittare per ringraziare anche il personale di polizia penitenziaria e quello sanitario che sta lavorando in carcere, le direzioni degli istituti che stanno dimostrando grande senso di responsabilità con un grande sforzo di lavoro insieme a tutto il microcosmo dell'universo carcere, non ultimi appunto le persone detenute al cui senso di responsabilità ancora una volta mi voglio appellare. Certo che in Calabria si potrà dare anche negli istituti penitenziari un buon esempio di civiltà e di senso civico. Questo momento si sta monitorando la situazione, io sono in contatto costante con l'amministrazione penitenziaria calabrese e anche con il dirigente della sanità per il sistema penitenziario in Calabria, ci stiamo sentendo anche con gli altri direttori delle ASP delle varie province calabresi, quindi stiamo monitorando la situazione. È evidente che ci devono essere degli interventi che vengano dall'alto, oggi il Ministro della Giustizia riferiva proprio in Parlamento sulla problematica delle carceri, è chiaro che bisognerà fare degli interventi straordinari, ma con la normativa attuale, con riferimento alla possibilità di un alleggerimento del sovraffollamento carcerario, certo è che questo non è il momento né di parlare di atti clemenziali, non ora, perché non ci sono le condizioni e questo può complicare la situazione anziché alleggerire la dimensione di tensione che c'è in questo momento. Ecco, si dice che spesso nelle celle ci sono posti letti in più rispetto a quello che, ecco, su questo diciamo il garante. Ecco, questo è molto importante e in questo senso ci stiamo coordinando, proprio in questo senso io intendevo parlare di sfoltire un po', alleggerire il sovraffollamento, perché ovviamente ci si dovrà organizzare anche per creare gli spazi da un punto di vista sanitario e si sta lavorando in questo senso. Io sono in contatto anche col Garante Nazionale e con l'altra rete dei garanti regionali in tutta Italia e si sta lavorando proprio in questa ottica, ci sarà un tavolo nei prossimi giorni proprio con il Ministro della Giustizia, quindi il mio appello è intanto alle persone detenute, soprattutto in Calabria, ribadisco che fino ad oggi hanno mantenuto un contegno ineccepibile, devono continuare su questa strada. Il problema dei colloqui visivi, che poi è quello che ha generato un po' questa situazione di tensione insieme al coronavirus, sarà superato non appena sarà possibile, si darà la possibilità di avere colloqui via Skype, anche di allargare le telefonate, insomma tutto si sta facendo per cercare di andare incontro ai disagi di chi si trova ristretto. Purtroppo questa situazione, ribadisco, riguarda in maniera evidentemente parossistica le carceri ma anche tutta la società civile, quindi bisogna fare fronte comune. A Vivongi a proteggere dal contagio è la bambolina. Sì, gli anziani ripongono in essa molta fiducia perché la bambolina che simboleggia la Quaresima ci porterà, dicono, fino alla Pasqua di Resurrezione. Vediamo questi effetti della bambolina in quella terra. Coraglissima contro coronavirus, a Vivongi sta vincendo la prima, quella simpatica bambolina che in Quaresima si espone sui balconi, alle finestre e agli ingressi delle case per combattere ogni male. Gli anziani, i più esposti al pericolo del virus, non hanno dubbi e Coraglissima a proteggerla perché già da 2 settimane, dal giorno delle ceneri, si è tutti in quarantena fino a Pasqua. È vero, si entra nel digiuno, ma è anche vero che essendo periodo di preghiere e di sacrifici si esce poco di casa per fare penitenza.
anche un modo simbolico per stare vicino a Coraghisima, che la notte del martedì ha perso il marito, Carnevale, ma che va sostenuta perché deve portare tutti alla Pasqua. Un'antichissima tradizione che, si sussurra qui, ci sta risparmiando dai contagi perché ha anticipato di 15 giorni il decreto del governo. Anche se noi non abbiamo bisogno di nessun decreto, dicono gli anziani, perché quando si entra in Quaresima osserviamo non solo il digiuno, ma conduciamo una vita ritirata e sana, ricordando che ci astenevamo anche dai doveri coniugali. La Quaresima è una pupazza di pezza, agghindata con abiti neri, ricorda quelle utilizzate per gli esorcismi voodoo, è rappresentata con in mano un fuso e un filo di lana a simboleggiare il passare del tempo, e 7 penne di gallina, una nera e 6 bianche fissate in modo circolare sul corpetto rappresentano le domeniche mancanti fino alla Pasqua. La tradizione impone che ogni domenica, finita la messa, dalla Quaresima si tiri via una penna, lasciando per ultima quella nera. In paese, nella Vallata Stilaro, il coronavirus ha anche un po' risvegliato la tradizione della Quaresima, sia cattolica che ortodossa, proiettando i residenti verso le due Pasque che qui si celebrano, la cattolica e l'ortodossa, per la presenza dei religiosi al monastero di San Giovanni Terestis. La Quaresima ortodossa inizia il lunedì e dura una settimana in più di quella cattolica, così ascoltiamo quello che dice padre Giustini. Cristiani ortodossi in prima settimana del digiuno, di Quaresima, fanno digiuno, proprio digiuno lunedì e martedì, non si mangia niente e dopo in altri giorni si mangiano solo verduri. In chiesa ortodossa romena, in chiesa ortodossa, non solo romena, in tutte le chiese ortodosse, digiuno si fa solo con verduri, senza formaggio, senza latticini, sia senza carne. Cattolici hanno 40 giorni di Quaresima, di quando inizia fino a Pasqua hanno 40 giorni di Quaresima. Noi abbiamo 40 giorni più una settimana, che più digiuno, più forte il digiuno, più forte. Ah, quindi nell'ultima settimana, come dice padre Giustino, gli ortodossi hanno un digiuno ancora più duro, cioè mangiate molto di meno. Sì, in chiesa ortodossa la Pasqua viene fatta dopo calendario giuliano, in chiesa cattolica dopo calendario gregoriano, e così in questo anno non coincide la Pasqua ortodossa con Pasqua. Viene una settimana dopo? Sì. Siamo invitati in Quaresima ad entrare nel deserto come Gesù, a vivere cioè i giorni feriali mantenendo un contatto vivo con il Padre che vede nel segreto della nostra vita e ci invita a un rinnovamento spirituale. Ogni anno i credenti appunto vivono questi 40 giorni in comunione con il Signore, non facendo cose straordinarie, ma vivendo bene sotto l'ascolto della parola di Dio questo tempo quaresimale, per prepararsi degnamente a questa grande rinascita che è appunto la Pasqua. I cristiani in particolare sottolineano spesso in questo tempo di Quaresima la riscoperta del battesimo, ed ecco perché tutto si conclude la notte della veglia pasquale con il rinnovo delle promesse battesimali. In questo tempo di Quaresima siamo invitati un po' tutti ad affrontare il grande combattimento spirituale, così come i Santi Padri ci hanno insegnato. È un combattimento che a volte si svolge dentro la nostra vita. Ci accorgiamo, almeno per chi entra guidato dallo Spirito in se stesso, come questo tempo di rinascita è un tempo anche di grande combattimento spirituale. A Bivongi c'è una bambolina magica, la Quaresima, a cui è strada l'ultima pella nera per esorcizzare il male e avviarsi alla rinascita. Ed ora i titoli dei giornali. Studio della rassegna stampa, è il momento delle prime pagine dei quotidiani calabresi. Questa è l'apertura che riserva il quotidiano del Sud. Il coronavirus in Italia, 12.462 casi totali, 827 morti, 1.045 guariti. Chiusi i negozi e locali in tutta Italia, in aumento i casi anche in Calabria. I nuovi provvedimenti in vigore fino al 25 marzo annunciati da Conte per contrastare la pandemia. Commissario straordinario il calabrese Domenico Arcuri. Altri 5 casi intanto a Crotone, rischio di diffusione.
dei contagi nel Vibonese salgono a 11, positivi nel Regino. Superati i 30 contagi, la regione vara il piano di emergenza, 400 posti letto in terapia intensiva e 9 assunzioni. Algeri di Confcommercio, interventi per le imprese, un'industria crea task force, lavoratori SACAL in cassa integrazione. Assenteisti della Metro City, 22 indagati, questo è il taglio basso per quanto riguarda le news più importanti di oggi per quanto concerne il quotidiano. L'operazione della finanza, notificato l'avviso di chiusura indagine ai dipendenti coinvolti. Rientravano in ufficio dopo essersi assentati per diverse ore con le buste della spesa. Catanzaro, scoperto un giro di prostituzione, coinvolto un poliziotto, emesse 11 misure cautelari. Poi Reggio Calabria, 'ndrangheta, respinto il ricorso di Nicolò. Andiamo ad occuparci di quella che è la prima pagina di Gazzetta del Sud, vedete, è pandemia. Coronavirus, l'OMS verbalizza la terribile evidenza. In Italia chiusi negozi, bar e ristoranti. Altra stretta, l'essenziale è garantito. Frenare i contagi, il governo ferma il paese, eccetto alimentari, farmacie, trasporti, edicole e servizi di pubblica utilità. Tra due settimane si valuteranno gli effetti. Intanto anche il difensore della Juventus, Rugani, è positivo. Cresce la paura in Calabria, più posti letto e personale, sala 31, intanto il bilancio dei casi di positività. Ci fermiamo qui, non ci sono altre notizie per quanto riguarda le prime pagine, dominano naturalmente le news per quanto riguarda ormai questa pandemia che riguarda tutto il nostro paese. La linea ritorna alla nostra redazione, grazie per averci seguiti. Il tempo che farà in Calabria. Previsioni per oggi. Al mattino, sulle coste, schiarite alternate a nubi sparse. In montagna, bel tempo, con cieli quasi sereni. Nel pomeriggio, sulle coste, bel tempo, con cieli sereni. In montagna, parzialmente nuvoloso, con schiarite prevalenti. Previsioni per domani. Al mattino, sulle coste, bel tempo, con cieli sereni. In montagna, bel tempo, con cieli sereni. Nel pomeriggio, sulle coste, bel tempo, con cieli sereni. In montagna, bel tempo, con cieli quasi sereni. È tutto per questo giornale, grazie per l'attenzione. Riepilogo. Coronavirus e pandemia. L'OMS certifica la pericolosità mondiale del Covid-19. Restate a casa, azione di forza agli italiani, aumentano i casi in Calabria, 31 casi positivi. Coronavirus Santelli, approvato piano per 400 posti in terapia intensiva in Calabria. La Chiesa si organizza telematicamente, messe garantite solo sui social. Anche Calabria Sud si occupa di coronavirus ieri con interviste agli operatori del settore e alla gente.